Gianpiero, scusa il ritardo, ma da via del Castello a Frascati a piazza Marconi 45 minuti, grazie al sindaco Mastro Santi che ha viabilità proprio Frascati, e qui a Cortoverata. Genius Logic, e vabbè, qui c'è Lucianus 2.0, Dictator Grottaferrate. Senti, ma a proposito di Dictator, no? Ma sì, tu mi devi spiegare una cosa, no? Allora, qui l'altro giorno non mi hanno fatto fare le riprese, no? Allora io... Siamo in democrazia, questo è... apposta, vabbè, la democrazia... Tranne questo piccolo territorio che... No, ma io mi sono chiesto una cosa, siccome questa qui è roba tua, no? No, roba mia, dell'amministrazione. Vabbè, dell'amministrazione, del 2014, è che è qua. Ecco, io mi sono chiesto, siccome qui all'articolo 5 parlava proprio della ripresa dei terzi. Ma tu stai parlando del regolamento? Del regolamento per video riprese, no? Esatto, non mi hanno fatto fare, mi hanno detto no, non è possibile. Anche perché, loro ti hanno detto che non si possono fare. No, non mi hanno detto niente, mi hanno detto lei qui non può stare, mi ha detto il vigile. Che so, però la finanza pubblica non può sgomberare la gente, a meno che non ci siano elementi di privacy che devono sgomberare tutta No, però no, però mi è arrivata una voce. Che dice sta voce? Qualcuno mi ha detto, dice guarda che il sindaco ha dato un'occhiata. Dictator? È il dittatore, ha dato un'occhiata al vigile, alla guardia del pretorio. Io questa cosa grave, cioè io non l'ho vista perché stavo a montare il cavalletto. L'affermazione è pesante. Questo stava lì. Siamo arrivati al punto di parlare fuori dall'aula. Questo stava lì, ma poi dal filmato forse può darsi che si vede che il sindaco azzenna il tre di coppe. No, però comunque se l'ha perso, evidentemente che sia stato lui o meno. Ho capito, ma quante riprese ho fatto io? No, ma arriviamo al punto. Non mi hanno mai chiesto niente. Ti è stato detto esattamente cosa? Ma, scusa, mi siete rogliato perché sì, è importante. Mi è stato detto, lei qui non può stare. Non può fare riprese, non è? Non può stare indicando il cavalletto. Quindi saresti potuto rimanere senza. E infatti poi sono rientrato, no? Però poi ho detto non vado, vado a casa, me lo vedo in streaming. Comodo dal cavolo. Mi faccio le riprese e commento pure e vai. Io hanno fatto pure il favore. Sì, però hanno toppato l'altro giorno o hanno toppato. È duplice. Tutte le volte che ho fatto le riprese. No, è duplice la mancanza. Allora, innanzitutto ricordiamo bene a questa platea che ci segue. Perché oggi si può vedere in aula i lavori del Consiglio Comunale? Perché l'allora consigliere Gianpiero Fontana, tanto insultato, vituperato, schivato, schizzato, schifato, portò sin dalla Giunta Mori una proposta in tal senso. Gli fu impedito per 3 anni da qualcuno che era in Consiglio Comunale. Lo sai chi era che più di tutti ci mise proprio di traverso? Il capogruppo del Partito Democratico dell'epoca, che si chiamava, se non sbaglio, aiuta un po'. No, non mi ricordo. Rita Consoli? Ah sì, era capogruppo? E mi tennero la mozione che chiedeva di fare le riprese al video un anno nel cassetto, i democratici dell'epoca, perché sempre di sinistra erano, guarda caso, quelli di ieri e quelli di oggi, se tingono di civico, loro ormai il maghiaccio civico è tutto cascato, ma il cerone è finito. Sono democratici. Quindi mi tennero per un anno ferma la mozione, dopodiché si riuscì a parlarne, poi alla fine si inventarono che si poteva fare ma solo a costo zero, sostanzialmente non se ne fece nulla. Tanto è vero che io appena eletto sindaco, una delle primissime cose, infatti la delibera numero 18 di consiglio, il 3 ottobre rispetto a giugno, appena possibile dopo l'estate, portammo la delibera e la approvammo. Oggi siamo allo streaming perché all'epoca ancora stavamo lavorando. Che qualitativamente è superiore a quello di Taxer. No, non lo so, questo te lo dico ci io. Sono dei buchi nell'audio, visto che tanto l'audio. No, vabbè, ma te lo dico io, però, è superiore. Però, ripeto, se oggi tu hai potuto tornare a casa e vederti le tue sedute, grazie a questa delibera, che fu osteggiata in tutti i modi da i democratici. Dai democratici, io come sindaco la portai a compimento con grande soddisfazione perché era quello che volevo. E oggi possiamo vederci le delibere di Consiglio Comunale in diretta. Quando tu sei stato allontanato, in aula c'erano pure il consigliere Bosso e la consigliera Consoli. C'erano tutti. C'era anche il presidente Passini. C'era pure Passini. Allora, questi tre personaggi che ho nominato erano in quell'amministrazione. Bosso
i consoli hanno anche votato il provvedimento, mi sembra anche la consoli, perché non potevano non approvarlo, perché ormai erano stati facciamo messi. Prima e la Passina è stata assessore per diversi anni, quindi conoscevano perfettamente quello che dice il regolamento, e cioè, come tu hai ben ricordato, che le attività di ripresa audio video, articolo 3 del regolamento approvato con la delibera 18 di consiglio dell'ottobre 2014, sono effettuate direttamente dal comune o tramite un suo incaricato. Sono inoltre consentite riprese effettuate da soggetti terzi autorizzati oppure effettuate da soggetti terzi nell'esercizio del diritto di cronaca. Quindi viene, ne so, un giornalista o una testata, dice posso fare delle riprese oggi saltuariamente perché voglio fare, e quindi si autorizza. Poi c'è l'articolo 5. E lì non hanno detto nulla. C'è l'articolo 5 che è meglio disciplina, dice che i terzi, quindi nel caso specifico tu, possono eseguire foto, riprese e audio video degli amministratori che intervengano alla seduta solo se sono preventivamente identificati e autorizzati. Io ecco. Penso che tu. Eh no, a me mi conosce nessuno da sta parte. Tu hai detto una cosa importante oggi, hai pubblicato un video dove dici che tu sin dal lontano 2014 ci hai mandato la richiesta di accreditamento presso l'amministrazione. Sì, sì. Oh, sarebbe importante che tu recuperassi questa cosa. No, perché io a presentare non mi fece la copia. Che, però di fatto, allora, tu eri già accreditato, quindi non sono burocrate. Hanno preso un grande abbaglio. Diciamo che si sono sbagliati? O se sono sbagliati. Aspetta. 50 volte prima prima mi hanno fatto fare. Ma ancorché tu non fossi stato autorizzato, ma lo eri, perché comunque sono 5 anni che frequenti quell'aula, avrebbero potuto con garbo e stile, cosa di cui assolutamente sono privi questi signori, identificarti lì in loco, perché poi ti conoscono, e autorizzarti sul momento, anche perché cosa c'era da nascondere? C'era la ripresa streaming, quindi vuol dire quello che è andato in streaming non lo potevi riprendere tu. Cioè dove sta il vulnus? Allora il vulnus sta nell'azzenno, se è vero che è stato fatto l'azzenno. È una sorta di convenzio excludendum, qualcuno ti ha voluto allontanare, e questo è gravissimo veramente, dall'aula consigliare perché eri persona non gradita. Allora vengano a smentire questo, che quello che stiamo dicendo è gravissimo, cioè, se fosse vero è gravissimo, allora siccome è gravissimo ce ne assumiamo le responsabilità, e vengano a dire se invece magari si sono sbagliati e chiedono pure scusa e dicono guarda la prossima volta quando vuoi la consigliere è aperta perché non abbiamo nulla da nascondere, non abbiamo nessun problema. Non ci spero proprio. Però ripeto, tu forse sei stato molto signore a non metterti a discutere, perché potevi dire signori guardate ma io qui ci vengo da 5 anni, non sono mai stato allontanato, anzi sono pure accreditato, perché mi state mandando via? Cioè sono vietate le riprese? Non mi sembra, cioè, state riprese è ancora valida. Ci torneremo, questa è una storia lunga. L'organo monocratico supremo assoluto del comune ha deciso che dobbiamo vedere l'azzenno. Non si può più Debbo vedere l'azzenno, se c'è l'azzenno. Cosa intendi l'azzenno, perdone? Non lo so. L'accenno nel senso un gesto fatto col capo, con gli occhi alla guardia del pretorio. Lo streaming è molto ben fatto. Rispetto a quello di Tascali, anche se c'ha dei picchi di audio che salgono e scendono improvvisamente, però c'è un problema, che lo streaming si concentra su chi parla. Per cui tu c'hai il problema che non avevi all'epoca della Giunta Fontana, quando il buon Federico Ghera prima e Cesare Rietti dopo, i due addetti stampa del sindaco, non negli uffici comunali. Con Federico Ghera fece la richiesta. Il sindaco si mettevano, bontà loro, poverini, ore e ore con la telecamera vicino a me, e poi passavano ore e ore a scaricare. Vicino a me. Ma riprendevano tutta l'aula. Ovviamente poi portando un po' più attenzione di chi parlava, però tu potevi vedere tutta l'aula e quindi adesso anche potevi vedere se effettivamente questo azzenno partito. Gli azzennate il 3, tira il 3. Però ripeto, onore a te che sei stato signore e te ne sei andato senza discutere, perché se ti impuntavi e chiamavi tutte le cose e non c'avevo le carte dietro. Potevi dire semplicemente signore, ma io mi ricordo che a suo tempo qui ero persona che entrava liberamente, anche perché non è che sono né delinquente né altro, sono un cronista che vorrebbe anche rendervi merito, perché se fate delle cose fatte bene, dite cose interessanti, io le posso anche veicolare. Siccome probabilmente tu dai spazio a Giampiero Fontana, quindi sei un bandito. Sei bandito ma l'altri non parlano, io non sei prono e lo invito tutti a pelle di leopardo quando passi Resola, ho detto anche bugia, allora evidentemente sei stato allontanato perché tu dici la cosa vera. Purtroppo io sto a disposizione di tutti, chiunque vuole parlare io sono. Vediamo questo aspetto, perché un'altra volta io ti inviterei caldamente a prendere un bel cellulare, ti metti col cellulare, compili il numero di tutti i consiglieri comunali uno per uno e
Fammi vedere con la telecamera, guardo due squilli se non rispondono, non rispondono. Tu fai questa cosa, quindi se rispondono non rispondono, puoi testimoniare che tu chiami Tizio, Caio, Sempronio eccetera e non ti rispondono, così quando poi vanno a dire che no, magari no, perché non c'ho tempo. A uno dei dissidenti ho detto se vuoi fare un'intervista, no, ma hai risposto. È anche vero che liberamente possono decidere di non dare, certo. Perché poi ognuno si sa gestire come meglio crede, ognuno è libero di fare come vuole, però se tu hai tutta questa voglia, come ho visto il consiglio, purtroppo non sono riuscito ad ascoltare tutto. Ma io vado dappertutto, ho sentito qualche intervento, però poi adesso c'è. Vabbè. Tempo.